Ripeto, quindi, coloro che hanno già avuto la convocazione del pubblico ministero non sono testimoni che noi abbiamo indicato, sono testimoni del pubblico ministero di cui lui ha indispensabile bisogno. Se proprio non ce la fate, non ve la sentite di affrontare la testimonianza, spiegatelo possibilmente in certificazione medica. Non si dimenticano mai neanche loro che questo è un processo celebrato 60 anni dopo. E un caro, viva l'Italia, viva Garibaldi, siete un grande popolo! Non dimentichiamo che 50.000 soldati sono morti per te. Voi non solo avete subito un danno derivante dai lutti che avete subito, ma avete subito un danno anche dal ritardo di 40 anni dalla celebrazione del processo, per aver tenuto e trattenuto per più di 40 anni in un armadio il fascicolo che tra l'altro ha questo stranissimo provvedimento di archiviazione provvisoria, che è un provvedimento che non esiste nel nostro sistema processuale, ma che è stato sostanzialmente un escamotage per insabbiare il processo Marzabotto e tanti altri. Noi oggi siamo qui innanzitutto per questo, per ricordare chi in quei giorni perse la vita. Con la scoperta del cosiddetto armadio della vergogna, che era conservato con le ante rovesciate verso la parete a Palazzo Cesi a Roma. Dal 1996 la Procura Militare di La Spezia, a cui questi fascicoli vengono rispediti, inizia a dar via alla fase delle indagini preliminari, che sono quelle indagini che ci portano al processo di oggi. L'invito ovviamente è a venire a testimoniare. Se però l'impatto emotivo magari per alcuni può rappresentare anche un motivo di sofferenza o comunque di tedio, ovvio, presenteremo magari dei certificati medici e evitiamo la testimonianza. Nonni Pietro. Perché è facile, arriviamo a Parma, prendiamo l'autostrada Parma-La Spezia e poi dopo si costeggia a lungomare e si arriva dentro la caserma, perché è una caserma, il tribunale è dentro la caserma militare. Poi lei, quando ha fatto il suo, prende il disturbo. Va bene, adesso cercherò. Grazie signori della presenza. Vi ringraziamo molto. Veramente, grazie al vostro aiuto. Arrivederci, di nuovo. Arrivederci. Buonasera a tutti, arrivederci.